Mia madre fa sul gesto, per esempio, io vi parlo un attimo di mia madre. Mia madre fa sul gesto perché lei è molto superstiziosa, è una donna molto cattolica. È cattolica e superstiziosa, perché, diciamo, a un occhio distratto potrebbero sembrare due sinonimi. Dice mia madre, segue il calcio, per esempio, prima di un calcio di rigore, lei fa sempre il suo gesto, no? Davide, la manina che si mette là, prima del calcio di rigore, fa... Ma siccome c'ha paura di volare, prima di un volo, prima di prendere un volo, fa questo gesto. Perché secondo lei questo gesto è più potente di questo gesto. Cioè non sprecherebbe mai questo gesto per un calcio di rigore. E viceversa non farebbe solo questo prima dell'aereo perché c'ha paura. Io non gli dico niente. Quando prendiamo l'aereo insieme, io non è che gli dico mamma guarda che questo gesto non può influenzare le leggi della gravità. No, cioè, siamo visti la scena quel comandante che vi parla, volevo ringraziare la signora seduta al posto 16C perché ci ha salvato la vita, grazie signora. Lei c'ha così paura di volare che... Vabbè, mia madre sull'aereo fa proprio ridere. Una volta stavo sull'aereo e c'è stato uno che si è sentito male, c'ha avuto un infarto, poi è sopravvissuto, quindi potevo... No, usiamo via per cura. Non è morto. Mia madre è un'infermiera in pensione, al tempo lavorava, è un'infermiera però, e l'hostess ha fatto la classica scena da film, oh c'è un dottore a bordo, c'è un dottore a bordo. E mia madre si è presa, si è alzata per aiutare, io l'ho fermata, gli ho detto, mamma, non sei dottore. E lei mi ha dato la risposta più italiana di sempre, mi ha detto, e mica ne chiede una laurea. E ci hanno paura tutte e due di volare, quindi ogni volta che io torno da un volo, mi vengono a prendere all'aeroporto e mi fanno questa domanda che io non capisco, mi dicono, come è andato il volo? E io dico, scusate, ma... Come andare un volo? Cioè, se sto qua, cioè, esistono due tipi di voli. I voli che atterrano e all'Akbar. Quindi ogni volta poi gli devo drammatizzare il volo. Poi capi che è successo, ma che è successo? Mamma mia, a un certo punto abbiamo preso una turbolenza. Ho fatto così. Mio padre invece fa sto gesto per insultare la gente. Questo è il gesto della mia famiglia. Mio padre fa sto gesto per insultare. Perché, no, è vero, cioè lui, sapete, questo vuol dire che tu c'hai corna, no? Cioè del tradimento. Quindi una volta stavo con un amico mio del inglese che è venuto a Roma a trovarmi. Mio padre, stavo in macchina con mio padre che guidava a Roma, lo sapete, incomincia a litigare con un altro automobilista, si insultano, i morti, mortacci tua, mortacci mia. E a un certo punto mio padre gli fa sto gesto a questo. E sta amico mio inglese mi fa, ma perché ha fatto quel gesto? E io dico, guarda, è una cosa stupida che facciamo noi italiani, cioè vuol dire che la moglie di quel signore lo sta tradendo in questo momento. E amico mio mi ha fatto, ma perché la conoscete? No. E quindi mi sono andato a documentare perché si fa questo gesto, ed è molto interessante. Allora, va indietro la storia fino all'antica Grecia, ok? L'antica Grecia, nell'isola di Creta, c'era il re di Creta, Minosse, che un giorno litiga con gli dèi. E nel litigare con gli dèi gli fanno un dispetto, fanno innamorare sua moglie, la regina di Creta, del toro di Creta. Cioè, a Creta c'era un toro e gli dèi, per dispetto, fanno innamorare la regina del toro. Cioè, un dispetto di merda. Che cazzo di dispetto è? Non fa legname. Non è che fanno innamorare del lattaio. Del toro! Cioè che è difficile sedurre un toro, cioè oggi sembra strano, però cioè, soprattutto a te che sei sarda, però no! Cioè non è che si va. Non è che si va più con gli animali, cioè, è difficile, non è che ci stanno i tori su Tinder. Cioè, che sarebbe bellissimo vedere i tori su Tinder, cioè con tutte le foto scritto Adrian 38, con le tipiche foto che fanno gli uomini su Tinder, tipo a petto nudo che fanno in palestra, il surf, paracadute, con la descrizione è mi piace viaggiare, tra parentesi, no Spagna. Ci sei arrivato dopo? Dai che se stiamo a scaldare, se stiamo a scaldare. Solo 20 secondi della danza, mi sento così.
No, Spagna. Odio l'ipocrisia. Il colore rosso. Ma quindi che può fare? Allora, vi giuro, io li vedo a tutti, perché il locale è lui, lui è stato serio fino adesso. Cioè, tu sei stato serio fino ad... Ma guarda, tutto il tempo, detto, questo è un assassino. Meno male che sto riprendendo lo spettacolo, perché è l'ultimo spettacolo della mia vita, poi come esco di qua, mi ammazzo. È riso adesso, quindi salvata la vita. Grazie. Come fa una regina di Creta a sedurre un toro, no? È difficile da sedurre un toro, non so se ci avete mai provato, no? Lei che fa? Costruisce una mucca di legno, si infila dentro la mucca di legno e aspetta il toro. La storia è vera. Vera. Sta su Wikipedia. Il toro arriva, guarda sta mucca di legno e dice: ammazza che c'è sto. Che cazzo faccio, eh? E si fa due negroni, fa... Poi c'è da fare l'amore. Si sentiva eia eia. Poi c'è da fare l'amore. Eia eia. Ah, stai spiegando le battute, bene. È una terapia di gruppo, è un genio! È una terapia di gruppo! Piano piano, piano piano. Ma sono bambini speciali, dico. Questi qui. Quindi fanno l'amore, l'amore. Scusa. Due animali, cioè uno era un animale, vabbè, toro, la regina, fanno l'amore ed è così che nasce il Minotauro. La storia, la leggenda del Minotauro. No? Ed è così che nasce a Creta. Il Minotauro, io ho sempre pensato all'imbarazzo dell'ostetrica, che al tempo gestavano le ecografie, né? Che c'era il re tutto eccitato, faceva, che cos'è un maschietto, una femminuccia? È bidello, io so che cazzo. Vedi un po' te. Da quel giorno tutti gli abitanti di Creta, per offendere il re, hanno cominciato a fare questo gesto. È da allora che noi portiamo avanti questa tradizione.